serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi li completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto una duplicazione abbastanza veloce, carina, ragazzi. Allora, requisiti: ci servirà la base operativa, ragazzi, con all'interno il veicolo da duplicare e tante LG quante duplicazioni vogliamo fare. A quel punto ci servirà un garage, per esempio l'Eclipse Tower, ragazzi, un appartamento. Quindi iniziamo con il glitch. Ci richiediamo, ragazzi, il veicolo che sta nell'appartamento, quindi nel garage. Quindi andiamo a richiedere la LG, che è il veicolo da sacrificare, ragazzi. Usate macchine che non costano niente, perché sennò non ne vale la pena. Quindi a questo punto, una volta presa la LG, ragazzi, entriamo dentro la base operativa, che vi ricordo che deve essere piena di veicoli. A questo punto accettiamo l'avviso che la base è piena ed entriamo all'interno. Una volta che saremo all'interno della base, ragazzi, dovremo andare a sostituire la macchina, quindi la LG, con una LG, ragazzi. Come vedete, io ho messo la Issy nel primo slot e vado a sostituire la LG nel secondo slot. Poi potete farlo dove volete, io lo faccio così solo per comodità, così è tutto in ordine. A questo punto, facendo la sostituzione, ragazzi, il veicolo che era nella base è andato automaticamente fuori dalla base. A questo punto il nostro amico dovrà salirci sopra, ragazzi, e dovrà stare in continuo movimento, non si deve fermare per nessun motivo fondamentale, se no il glitch non funziona. Quindi a questo punto andiamo dalla LG, ragazzi, e andiamo a fare una qualsiasi modifica schiacciando freccia destra. Mi raccomando, non schiacciate freccia sinistra, perché sennò entrate nell'Avenger. A questo punto, appena noi apriremo il menu per modificare la Issy, il nostro amico scenderà in automatico dal veicolo ed è tutto normale. A questo punto, ragazzi, non ci resta altro che dirigerci dal pallino blu per spostare i veicoli. E come per magia, la nostra LG vicino alla Issy sarà diventata una Issy, ragazzi. Quindi semplicemente le switchate una con l'altra e il gioco è fatto, ragazzi. Se il glitch non funziona, ragazzi, dovete stare attenti e dovete far stare il vostro amico in continuo movimento, perché se il vostro amico non si muove mentre voi fate la modifica alla Issy, ragazzi, il glitch non funziona. A questo punto, ragazzi, non ci resta altro che uscire dalla base per fare gli ultimi step per cambiare la targa, perché in questo momento la Issy ha la targa uguale alla copia, ragazzi. Ora noi andremo a fare due step in più e andremo a cambiare la targa, in modo tale che non servirà mettere le targhe personalizzate, ragazzi, e quindi possiamo vendere un po' più tranquillamente. Adesso a sto punto ci andiamo a richiedere la LG, ragazzi, che sta in un garage. Mi raccomando, ricordate bene il garage. Quindi una volta che è arrivata la macchina, entriamo all'interno della base. Ora, ragazzi, fondamentale, vi dovete ricordare dov'era la Issy madre, cioè quella che avete usato come ultima duplicazione. E a quel punto dovremo andare a sostituire la LG che stiamo inserendo con la Issy duplicata più recente. Quindi, ragazzi, come ben vedete, io vado a sostituire la LG con la Issy. Io sostituirò con la seconda, perché la duplicazione era la seconda. A questo punto, una volta sostituita la LG con la Issy che abbiamo duplicato più recentemente, ragazzi, dobbiamo riuscire dalla base. Regà, una volta che siamo fuori dalla base, dobbiamo andare a richiedere la Issy che starà al posto della LG nel garage che abbiamo chiamato prima. Quindi apriamo il telefono, andiamo nel garage dove era prima la LG e troveremo la Issy, perché abbiamo fatto la sostituzione.
A questo punto la richiamiamo, ragazzi, e aspettiamo che arrivi. Nel frattempo, ragazzi, ne approfitto per dirvi di iscrivervi a tutti i miei gruppi Telegram se giocate da Xbox e di iscrivervi ai gruppi Telegram DPS che sono affiliati al nostro canale, ragazzi. Adesso continuiamo con la duplicazione e reinseriamo la Issy che abbiamo appena chiamato dal garage dentro la base operativa, ragazzi. Se vi servono delle aggiunte dell'Axo, non esitate a contattarmi. Adesso, una volta all'interno, andiamo di nuovo a sostituire, ragazzi, con la LG che abbiamo sostituito prima. Ok, ragazzi, fondamentale, dovete risostituire nello stesso posto, nella stessa macchina che avete usato prima, nella LG. Ora, fondamentale, gli dite al vostro amico che sta fuori, che ci darà una mano, ragazzi, di salire sulla nostra Issy che è rimasta buggata fuori. A quel punto, una volta che il nostro amico è sopra la Issy, gli diciamo di muoversi, ragazzi, non si deve fermare per nessun motivo. A questo punto noi saliremo, ragazzi, su un'altra LG che sarà quella che ci donerà la targa numerata in modo da non avere il blocco vendita. Quindi ci saliamo sopra e andiamo, ragazzi, a fare una qualsiasi modifica. Dopodiché facciamo esci dal veicolo in modo che siamo a piedi, ragazzi. Nel frattempo, quando noi siamo andati a fare la modifica, ragazzi, il nostro amico sarà stato cacciato dalla Issy ed è tutto normale. Quindi noi ora saliamo sulla Issy che abbiamo appena usato da sostituire le targhe, ragazzi. Quindi non la prima ma quella al centro, perché abbiamo sostituito la LG su questa, e usciamo dalla base operativa. Una volta fuori, regà, potremo vedere che la targa cambierà da sola. Adesso non ci resta altro che salvare la Issy. Per salvare la Issy, regà, ci servirà il COM. Quindi richiedete il COM, dopodiché portate la Issy all'interno per salvare la duplicazione. Allora, ragazzi, io vi consiglio di non fare il mio stesso errore di richiedere il COM dopo che fate tutti i procedimenti, perché sennò sarà una menata di cazzo ogni volta andarlo a posare. Quindi io vi consiglio all'inizio, prima di duplicare, di mettervi il COM vicino alla base, così farete veloci nel sostituire le targhe. Io, ragazzi, spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video, iscrivetevi in tutti i miei canali, attivate la campanellina per essere aggiornati sui migliori glitch di GTA 5 online e dopo ciò vi lascio al prossimo video, regà. Bella, buona visione.